Come si suona la batteria con un percussionista? Nel nuovo video ho invitato nel mio studio Dario Tanghetti, reduce dal tour mondiale con Eros Ramazzotti, dove ha condiviso il palco con il grande Eric Moore. Ho chiesto a Dario un sacco di consigli su come interagire e gli errori da evitare. Abbiamo anche suonato un po' insieme e ci siamo scaldati con questo brano meraviglioso. Che spettacolo, Tango! Ciao amico mio. Di nuovo insieme, che bello. Finalmente. Mi spiace per te, visto che sei appena stato in giro un anno con Eric Moore alla batteria, col tour di Eros Ramazzotti, sì. Purtroppo ti è toccato dado, quindi dimmi subito com'è stato suonare con uno dei migliori del mondo. Dai. Allora, intanto ti dico un'altra cosa, prima di dirti questa cosa, che sono felicissimo di essere qua. Grazie. Perché sei un mio amico anche, avevo voglia di rivederti dopo un anno che sì. Non ci siamo visti. Fatto un bel tour, eh? Sì, ma bellissimo, stupendo. E veramente. Con che batterista suonavi? Ho suonato con un batterista un fuori classe, straordinariamente bravissimo.
Vabbè, adesso torni sulla terra, anche sottoterra, e oggi ti ho invitato soprattutto perché era un po' che volevo fare questo video per i batteristi e per i percussionisti per capire come si suona insieme. Io sono proprio il caso più eclatante perché ho suonato pochissimo con i percussionisti. Ti chiedo subito, quando ti trovi a suonare, per esempio con un batterista come Eric Moore, che è uno che suona tanto, come ti comporti? E a differenza di quando suoni con un batterista invece più regolare, più minimalista, lineare, come fai? Ti adatti tu? Vi mettete d'accordo? No, in questo caso con Eric dovevo adattarmi io, perché comunque vabbè, lui è un pazzo scatenato, fa del virtuosismo totale, oltre ad avere un groove eccezionale. E io cosa facevo? Facevo da beat, facevo groove con le mie percussioni, così lui era tranquillo per suonare e fare tutti i suoi fili, chiamati anche linear, giusto? Sì. Nel gospel chop, sì. Fighissimi, così almeno sotto c'era una base percussiva e lui poteva suonare tranquillo e anch'io. Ma per esempio nel momento in cui un batterista suona molto tranquillo, allora lì ti scateni tu? Come funziona? Vabbè, dipende dal genere, dipende anche dal pezzo che si fa, perché se comunque è una balla, ovviamente anch'io rimango al mio posto. Ok. Tutto qua. Cioè, bisogna cercare sempre di trovare un interplay tra batterie e percussioni, cosa che a volte è un po' difficile, però bisogna farlo. Questa è la cosa più importante. Bisogna trovare non solamente l'incastro ritmico, ma proprio una connessione musicale, perché la musica non è solo ritmo, è armonia, melodia e ritmica. E le percussioni e la batteria devono fare un po' tutta questa cosa insieme. Io ho cercato di fare attenzione nel nostro take, ne abbiamo fatte due, sì. Quindi la seconda che abbiamo fatto era quella buona, perché in una si è spenta la telecamera, quindi poi lasciamo stare. Facevo attenzione un pochino, certo è un beat, qui è Kessler alla batteria, quindi non è un virtuoso, è uno proprio groove, però ci sono dei fili. Mi chiedevo, faccio io, fai tu, e ti guardavo un pochino, no? Per capire se c'era lo spazio o meno. È così che funziona quando suoni con un batterista che non conosci? In questo genere sì, cioè suonando un pezzo di D'Angelo, cioè penso, presumo, che basta guardarsi e il pezzo comunque va liscio. È suonato molto live questo brano, non siamo andati a ricreare per forza lo stesso groove al 100%, la stessa sonorità. Comunque ci siamo anche lasciati un po' andare, anch'io con le percussioni, e ci guardiamo come facciamo di solito io e te, e basta, siamo stupendi. Tango, facciamo un esempio proprio per i batteristi di quelle situazioni dove magari uno può fare e l'altro è meglio che non faccia. Certo. Possiamo prendere un brano dal repertorio di Eros? Certo. Mi permetto di suonarlo io? No, è un piacere, anche con te, guarda. Con King. Che cosa possiamo fare per dare questo esempio? Un attimo di pace, dove la batteria fa groove e le percussioni si muovono un po' di più. Fammi prendere BPM. Hai capito? Anche perché questo groove di percussioni si incastra tantissimo con le chitarre. È questo che poi rende un po' questo rotolamento figo di vabbè, questo pezzo che è straordinario. Che poi la cosa bella dei brani di Eros, che è genere pop, ma c'è dentro per me black music, soul, R&B, funk, latin. C'è un mix totale di queste cose che vabbè, io ci vado a nozze, ovvio. Ad esempio te ne dico una che è il contrario, dove c'è musica. Dove c'è musica, certo, io rimango veramente fermissimo con un beat semplicissimo. Ah sì, perché lì c'è tutto il Charlie che fa quel giochino. Sì. L'ha fatta Vinny con l'aiuto, quella lì, mi pare. Penso proprio di sì, vai.
Infatti su questo brano le percussioni è una cosa lineare che deve fare groove. Basta, sempre la stessa cosa. E con la batteria c'è questo incastro. Tra l'altro io ho visto una versione, forse del tour precedente, non c'eri tu, comunque un live di YouTube dove... Okay. Cioè Eric Moore fa delle cose sul Charlie proprio super 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 sincopato, quindi se ti vai a incasinare, per esempio la relazione che c'è tra quando suoni uno shaker, quando suoni il Charleston, quando sono strumenti che sono nella stessa gamma di frequenze, magari nelle ballad, immagino un brano ballad in sedicesimi, se tu stai già shakerando in sedicesimi non serve col Charleston fare tante cose, anzi meno cose si fa meglio è. Possiamo anche provare? Dai! Senti, per i percussionisti, spiegami un po' che set usi, che cosa hai in generale, che cosa ti porta. Questo è il set che usavi con Eros? Sì, è questo. Mancano solamente un paio di accorgimenti, però bene o male è questo. Perché io comunque con Eros suonavo le percussioni, ma cantavo anche. Infatti mi hai fatto mettere il microfono, ma adesso devi fare i cori. E facevo i cori, perché comunque la mia prima passione è proprio il canto. Io ho iniziato da cantante. Perché tu sei un tamarro, diciamo. Tu canti, faccio tutto. Suono un po' la batteria, suono un po' la chitarra, ultimamente la chitarra acustica ovviamente a mio modo, faccio anche il DJ a volte, sempre a mio modo, perché vado un po' alla ricerca della musica elettronica, queste cose, cioè per me veramente la musica è a 360 gradi, non rimango bloccato o fermo su una cosa. Tango, tu hai lavorato un po' in tanti ambiti musicali, hai lavorato in tour, hai lavorato nelle trasmissioni TV. Posso definirti un po' un musicista da strada, uno che ha suonato veramente dappertutto? Certo, ma per me è un complimento se mi definisci così. Orgogliosamente. Certo. Allora, senti, diamo un consiglio ai ragazzi più giovani che stanno vivendo una realtà, non dico migliore o peggiore di quella che abbiamo vissuto noi quando avevamo 15 anni o 20 anni, ma diversa comunque. Che consiglio potresti dare? Che differenza vedi oggi rispetto al passato? Allora, vabbè, consigli tecnici no, perché sono tutti dei fuoriclasse questi ragazzi giovani che poi ne seguo un po', sono veramente bravissimi. L'unico consiglio che posso dare è ritrovarsi un po' di più ad assaporare la musica, cosa che facevamo noi. Io mi ricordo a 20 anni suonavo dal lunedì al lunedì, tutte le sere in un club diverso, anche una jam session, però trovarsi insieme, un po' di aggregazione, questa è la cosa che manca di più ai giovani di adesso. Lo so, ci sono poche anche realtà musicali in giro per tutto quello che è successo, adesso non voglio entrare in questo discorso che tanto lo conosciamo tutti. Però ecco, questa cosa, cioè cercare un po' di trovarsi tutti insieme e risuonare un po' insieme, risuonare la musica. Allora ne approfitto, ti tengo qua oggi, suoniamo un po', che facciamo certo, un po' di jam session. Assolutamente sì. Lo filmiamo, se viene buono qualcosa lo mettiamo nel video. Va benissimo. Senti Tango, è stato un grande piacere veramente, sono felicissimo di averti avuto qua e in bocca al lupo per il tuo lavoro, perché hai spaccato e continuerai a farlo. Grazie, io ti ringrazio tantissimo, ti voglio bene, lo sai, sei un mio caro amico. Grazie di cuore per avermi invitato. Vai, stacco 4. Vai. Baby, 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 baby